Cani e Pinocchio vi ho assunti per proteggere la mia più grande scoperta scientifica. Questo abominevole uomo delle nevi. Professore, è proprio un peccato che non abbia potuto trovarne uno vivo. Oh, ti assicuro che questo è vivissimo, caro mio. Certo, è solo un po' congelato. È così che dobbiamo conservarlo. Chissà che disastri combinerebbe se mai dovesse rivivere. Ora devo andare ad una conferenza scientifica e ricordate, non toccate i comandi del surgelatore. Chissà perché il professore si preoccupa tanto, Gianni. Chi lo conosce il comando del surgelatore? Oh. Ah, è quello, Pinotto, presto, rimettilo a posto, su! Non ci riesco, Gianni, si è incastrato! Il ghiaccio si sta sciogliendo, ora l'hai fatta grossa! Dobbiamo fermarlo, Gianni! E come? Possiamo gettargli qualcosa fra i piedi! Sì, è una buona idea. Oh, no, non era questo quello che intendevo. Lascia perdere, l'uomo delle nevi sta uscendo. Dobbiamo fermarlo. Guarda, sta attraversando la strada col rosso. Ehi, sta attento! Ah, guarda dove cammini, scimmione! Ehi, mettimi giù! Guarda che sta facendo a quell'autocisterna. Accidenti, potrebbe esplodere. Fermo, metti giù quella cisterna e subito. Ma cos'è? È un abominevole uomo delle nevi. E anche un abominevole fisarmonicista. Mamma! Eccolo là su un bastone a molla. Santo cielo, si dirige verso quella fossa. Prosegui sottoterra e viene verso di noi. Sono pronto, Pinotto, ma mi dispiace proprio doverlo fare. Farà senz'altro più male a me che a te, uomo delle nevi. Ehi, Gianni, avevi proprio ragione. Vedo che ha fatto più male a te che a lui. Ma stavolta no. Guarda, Gianni, l'uomo delle nevi è tra i fili dell'alta tensione. Non startene lì impalato e portalo giù invece. E come faccio ad arrivare lassù, Gianni? Facile, con questa scala, no? Ehi, abominevole, smettila! Ehi, Gianni! Attento, Pinotto, quello è l'interruttore dell'alta tensione. Bravo, Pinotto, l'hai preso. Mi togli un peso dallo stomaco. Vorrei poter dire lo stesso anch'io, Gianni. Presto, Pinotto, dobbiamo rimetterlo in ghiaccio prima che torni il professore. Ecco qua, Gianni, tutto a posto. Bene, ora accendi il surgelatore. Fatto, Gianni. Appena in tempo. Proprio così. Ecco che arriva il professore. Signori, state per assistere a uno spettacolo che vi farà ricciare i capelli in testa. Lo spero proprio. Gianni, Pinotto, aprite il surgelatore. Lei fa confusione, professore. Il surgelatore è quello. Ma no, sciocco, che cosa hai fatto? Questo è il vaporizzatore. Gittere. Oh, no, l'uomo delle nevi si è ristretto. Buoni a nulla, che avete da dire a vostra discolpa? Solo che sono un bambino cattivo. Non preoccupatevi, professore, riavrete il vostro uomo delle nevi. Direi. Altrimenti? Un'altra cosa, professore. Dove stiamo andando? Fino in fondo. Ehi, Gianni, dimmi una cosa. Che voleva dire il professore con fino in fondo? Ah, Cipinotto. E pensa a guidare.